Dipinti del Novecento, testimonianza delle vicende artistiche del territorio lecchese. Nella Sala Polvani di Villa Monastero a Varenna sarà possibile visitare la collezione di opere appartenenti alla provincia di Lecco, finora rimaste inedite. Abbiamo visto quando siamo entrati come amministrazione che c'erano parecchi quadri di autori del Novecento nazionali e locali che ritraevano il nostro paesaggio, quadri anche di grande valore, quindi abbiamo deciso di non tenerli in amministrazione solo per noi, ma di renderli disponibili a tutti, quindi portarli qua a Villa Monastero con una mostra che permetterà a tutti i cittadini di poter godere di queste bellissime opere. Una collezione interessante, anche se costituita da solo una decina di quadri, perché ci sono dei nomi importanti, da D'Orazio, Morlotti, Volpi, Chiappori. Inoltre, alcuni di essi hanno partecipato a alcuni premi, come ad esempio le iniziative che venivano realizzate dall'ente Manifestazioni di Lecco, nato nel 1954 e chiuso da poco tempo, e quindi sono pervenuti attraverso queste acquisizioni alle collezioni della provincia di Lecco. L'iniziativa si pone in linea col percorso di valorizzazione di Villa Monastero, la perla dell'Ario che ogni anno attira sempre più turisti, il museo, ma anche il giardino botanico che presto sarà riqualificato grazie ad un bando del PNRR di 1.800.000 euro, e poi tante proposte culturali. In questi anni si è sempre lavorato e continuato a lavorare per la promozione della villa, oltre a tante altre iniziative che comunque arricchiscono e abbelliscono comunque il luogo e attirano quindi anche i turisti. Una nuova mostra che è al piano interrato delle trame lariane, è molto particolare perché lega tutto il lago anche attraverso altre due ville che sono Villa Melzi e Villa Carlotta, e quindi facendo rete questo dà una mano proprio a tutte e tre le ville per avere sempre più turismo. Uno dei nostri patrimoni è Villa Monastero, sappiamo benissimo che la dobbiamo valorizzare, tanto che dall'inizio dell'anno abbiamo già avuto 100.000 accessi. Vuol dire che il nostro lago, il nostro territorio è apprezzato e amato.